Buonasera. Prego, prego, si accomodi. Allora, io sono la dottoressa Chiara e oggi le farò una visita all'udito e un test audiometrico. La mia segretaria mi ha detto che lei presenta un abbassamento della capacità uditiva. Esatto. E le posso chiedere nel senso che gli hanno detto i suoi parenti, magari alza un po' troppo il volume della televisione, cose del genere. Ok, è abbastanza tipico. E le devo fare due o tre domande di routine generali e poi cominciamo con la visita, ok? Bene. Allora, le chiedo nome e cognome. Di nascita. Fa uso di fumo. Fa attività fisica regolarmente. Tipo palestra, ok. Quindi 4-5 volte a settimana, perfetto. L'alimentazione come pensa sia? Lunedì al venerdì pomeriggio buono e poi il weekend. Va bene. Ha subito interventi chirurgici? Nella sua famiglia ci sono patologie genetiche, qualcosa di importante? E le assume dei farmaci integratori. Va bene. Ha difficoltà a sentire la suoneria del telefono? No. Ok. E le chiedo infine che lavoro svolge. Chimiche della diagnostica per immagini. Ok. Ah, la cartella, perfetto. Ok. Wow. È la prima persona che vedo così tanto organizzata. Ok, allora qui le analisi del sangue sembrano buone. Vedo solo Quindi mi ha detto che è la sua prima visita da un otorinolaringoiatra. Ok, perfetto. No, guardi, allora, visto che è la sua prima volta, le assicuro che non sarà assolutamente un esame doloroso, sarà completamente indolore, potrà essere anche piacevole, perché no? Sicuramente molto particolare. E di solito per far passare un po' l'agitazione ai miei pazienti, perché molte volte l'agitazione è solo data dalla non conoscenza, le voglio dare una piccola introduzione all'orecchio. Questo perché in questo modo capirà un po' come è fatto, capirà dove guardo, capirà magari dove può essere il problema, eccetera, ok? Solo una breve, perché secondo me è molto interessante e molto utile anche per affrontare ansia di questi esami medici, insomma. Ok. Allora, questo è tutto l'orecchio, quindi non è solo la parte che vediamo all'esterno, che è il padiglione auricolare e parte del condotto uditivo, ma abbiamo tutto un organo interno molto 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 importante.
esterno è formato prevalentemente da padiglione auricolare. Non sto qui a descriverle tutte le zone perché tanto non ci interessano ora come ora. E semplicemente è costituito da varie zone. La più famosa, ad esempio, è il lobo. Perfetto. Poi abbiamo il condotto uditivo, ha questa caratteristica forma AS, come puoi vedere, ed è lungo dai 2,4, dai 2,5 ai 4 cm ed è appunto ricco di ghiandole sebacee e cerulee, ovviamente. All'inizio è formato da un tessuto cartilagineo, ma in fondo è formato da tessuto osseo e prende parte dell'osso temporale del cranio, e questa zona prende il nome di bolla timpanica. Poi abbiamo la membrana timpanica, che è una membrana molto 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 delicata in questa zona. Diciamo che la membrana timpanica divide l'orecchio esterno dall'orecchio medio. All'interno di questa bolla timpanica abbiamo i tre ossicini, la catena degli ossicini, sono molto famosi, martello, incudine e staffa. Abbiamo la tromba di Eustachio e abbiamo anche due finestre, quella ovale e quella arrotondata. Allora, il timpano, che funzione ha? Il timpano serve per trasmettere le vibrazioni sonore dall'esterno alla catena degli ossicini, quindi dal timpano al martello, dal martello all'incudine e dall'incudine alla staffa, in queste cosiddette finestre, e poi andare all'orecchio interno. Poi abbiamo appunto la tromba di Eustachio, che è un canale che collega l'orecchio alla faringe. Per questo, quando lei di solito fa una visita appunto da un otorinolaringoiatra, si controllano orecchie, naso e faringe, perché sono tutti collegati. Perfetto. La tromba d'Eustachio ha la funzione di, diciamo, attutire la pressione verso il timpano e soprattutto di attutire tutti i rumori del nostro corpo interno, come la deglutizione o la respirazione. Poi abbiamo appunto la finestra arrotondata e la finestra ovale. La finestra ovale è a contatto con l'apparato vestibolare, la finestra è arrotondata e a contatto con la coclea. Quindi appunto queste sono semplicemente altre due membrane che portano le vibrazioni all'interno dell'orecchio. Bene. Nella parte interna abbiamo due parti principali molto molto importanti, che sono l'apparato vestibolare, che non sarò qui neanche a descriverle perché è fondamentale per gestire il nostro equilibrio, ma non il nostro udito. E poi abbiamo appunto la chiocciola, che è formata principalmente da tre camere, e la più importante è il dotto nucleare, che contiene all'interno l'organo del Golgi, ok, che è, diciamo, l'organo più importante per quanto riguarda l'udito. E poi ovviamente abbiamo il nervo uditivo. Le vibrazioni sonore arrivano qui grazie a un particolare liquido chiamato endolinfa, appunto, che viene stimolato dalle finestre. Bene. Questa era proprio un'anatomia molto 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 semplice e generale, giusto per farle capire dove andrò, per farle capire appunto dove andrò a guardare, cosa andrò a controllare, eccetera. Spero sia stato interessante. Ok. Adesso per prima cosa vado a mettermi i guanti.
lente di ingrandimento all'interno e anche una luce per permettermi di guardare a fondo. D'accordo. Quindi adesso, se lei è d'accordo, io mi avvicino all'orecchio e insomma comincio ad osservare. Perfetto. Iniziamo da questa parte. Quindi andrò semplicemente con il dito a vedere prima nel conduttore uditivo e soprattutto voglio un attimo capire se il conduttore uditivo è dovuto alla presenza, sì, mi sembra, di accumulatore. Le posso chiedere uditive è dovuto a questo accumulo di cerume o se effettivamente c'è qualche problema un po' più profondo, io devo farle un lavaggio auricolare. È veramente semplicissimo e le faccio vedere come si svolge. Prima di tutto prendo un olio emolliente. Vedere il cerume. Ok. Perfetto, si è stato su una goccina. E poi cosa faccio? Vado a prendere una siringa. Semplicemente a prelevare dell'acqua, ok, con questa siringa e poi delicatamente gliela metto nell'orecchio, gliela dovrò alzare leggermente e poi la abbasserò. Tutto qui, ok? Bene, allora io direi che l'olio compatto qui, ok, l'olio emolliente ha già fatto il suo effetto.
La sua espressione direi che era proprio questo il problema, però comunque faremo il test audiometrico perché è necessario, ok? Ho già prenotato questo lasso di tempo per lei, quindi lo facciamo, perfetto. Allora, come funziona? Io qui ho delle cuffie e gliele sulle orecchie e tutto ciò che dovrà fare è semplicemente premere, vedi che ha dei pulsanti davanti a lei, ok? Premere il pulsante destro, si sente un rumore.
Partiremo dalle frequenze basse e arriveremo fino alle frequenze alte per capire, insomma, se lei ha più difficoltà a sentire una, l'altra, eccetera. Ok, quindi. Ok, mi sento. Ecco, va bene. Molto bene. Adesso partiamo con il test. Io semplicemente controllerò nel monitor e quando le arriva ne vedrò, insomma, se li sente o meno. Se mi riesce anche a riconoscere il suono, me lo dico, ok? Esatto. Esatto, benissimo. Sta andando benissimo. Sì, manca poco, manca molto poco. L'ultimo, guardi. Ok, ok, perfetto. Allora, si può togliere gli auricolari. Com'è stato? È stato rilassante. Esatto. Tantissime persone ci dicono questo. Esatto, siamo tanti suoni naturali. Sì, perché sono i più facili, insomma, da riconoscere. Hanno
senza avere danni al timpano, niente.